Vincent Willem van Gogh nasce a Zundert in Olanda il 30 marzo del 1853 e muore a soli 37 anni ad Auvers-sur-Oise il 29 luglio del 1980. Autore di quasi 900 dipinti e più di 1000 disegni, senza contare i numerosi schizzi non portati a termine. Tanto geniale quanto incompreso in vita, Van Gogh influenzò profondamente l'arte del XX secolo. Dopo aver trascorso molti anni soffrendo di frequenti disturbi mentali, morì all'età di 37 anni per una ferita d'arma da fuoco, molto probabilmente autoinflitta. In quell'epoca i suoi lavori non erano molto conosciuti né tantomeno apprezzati. Theo van Gogh ammirò suo fratello Vincent per tutta la sua vita, ma la comunicazione fra i due fu sempre molto difficile, anche prima che Vincent diventasse un vero e proprio artista. Gli attriti fra i due furono causati soprattutto da differenti visioni dell'arte e del mondo. Il fatto che Theo abbia conservato tutte le lettere ricevute dal fratello ci induce a credere che il rapporto di corrispondenza fra i due fosse alimentato da Theo. Vincent, infatti, non conservò le lettere di Theo, motivo per cui l'epistolario dei due risulta composto per lo più di lettere di Vincent che dalle risposte di Theo. Dalle lettere che i due si scambiavano ci vengono molte informazioni sulla vita del pittore e sul suo processo creativo. A Theo, che gli procurava il denaro e i mezzi per vivere, Vincent raccontava delle sue esperienze quotidiane e dei suoi progetti e inviava bozzetti e disegni dei suoi lavori. A conferma della venerazione di Theo per Vincent c'è anche il fatto che Theo abbia deciso di chiamare suo figlio primogenito Vincent Wilhelm, come il fratello. Per congratularsi della nascita, Vincent dipinse per i neogenitori il ramo di mandorlo fiorito. Vincent van Gogh è considerato oggi il pittore malato per eccellenza. La natura della sua malattia, che si manifestò prima dei 30 anni, è stata oggetto di numerose ricostruzioni e interpretazioni diagnostiche, fondate soprattutto sulle numerose lettere che Vincent stesso scrisse al fratello Theo. Nel momento in cui le sue crisi, caratterizzate soprattutto da allucinazioni e attacchi di tipo epilettico, si manifestavano, l'artista cadeva in uno stato di profonda depressione, ansietà e confusione mentale, tanto da renderlo totalmente incapace di lavorare. Dapprima si pensò che si trattasse di epilessia, ma questa ipotesi rimane solo in parte convincente, in quanto non è provato che Van Gogh soffrisse dei sintomi che caratterizzano la patologia. Questa prima ipotesi diagnostica fu probabilmente formulata non in base ai sintomi che distinguevano la sua malattia, ma da ciò che Van Gogh scrisse di sé: sono un pazzo o un epilettico. Sulla base soprattutto delle allucinazioni di cui soffriva, si ipotizzò che l'artista potesse essere schizofrenico, ma anche questa supposizione pare soddisfare solo in parte i criteri che rientrano nel quadro della schizofrenia. È noto inoltre che, come altri numerosi artisti dell'epoca, come Manet, Degas e Toulouse-Lautrec, anche Vincent facesse uso di una bevanda alcolica decisamente tossica, ma assai in voga nella Francia di quel periodo, l'assenzio. Questo liquore dal colore verde intenso dà effetti dannosi sul sistema nervoso, in grado di provocare allucinazioni visive ed attacchi epilettici. Quindi, come sostengono numerosi studiosi, l'uso di assenzio e di altre bevande alcoliche, associato ad una cattiva o scarsa nutrizione, devono aver aggravato i sintomi della sua malattia. Un anno prima della sua morte, Van Gogh, dopo una violenta discussione col pittore amico Gauguin, si recise all'orecchio sinistro per poi regalarlo a una prostituta. Diversi autoritratti testimoniano l'episodio di automutilazione che contrassegnò la sua malattia. La produzione artistica più importante di Vincent van Gogh appartiene agli ultimi 5 anni della sua vita, quindi dal 1885 al 1890. E il dipinto capolavoro che appartiene a questa produzione degli ultimi 5 anni è I mangiatori di patate del 1885, conservato oggi al Van Gogh Museum di Amsterdam. Questo dipinto mostra, all'interno di una povera stanza, alcuni contadini che consumano il pasto serale, servendosi da un unico piatto di patate, mentre una di loro sta versando il caffè. Van Gogh è molto legato a questo soggetto, in quanto si sente come uno di loro. Anche i contadini come lui soffrono, ed egli trova ingiusto il fatto che nonostante tutti i loro sforzi e i loro sacrifici debbano vivere in un modo così misero. Vincent ha voluto far capire che questa povera gente, alla luce di una lampada, mangia patate, servendosi dal piatto con le mani, con le stesse mani che hanno zappato la terra, dove quelle patate sono cresciute.
Il quadro dunque evoca il lavoro manuale e lascia intendere che quei contadini hanno meritato onestamente di mangiare ciò che mangiano. La luce provenendo dall'alto e colpendo perciò soltanto alcune parti provoca contrasti chiaroscurali e accentua la caratterizzazione dei volti, delle mani, degli abiti. Singolare è la rappresentazione del volto e delle mani, dipinti in modo caricaturale. Con questo il pittore vuole esagerare e intensificare la realtà. La caricatura e la deformazione sono infatti una esagerazione della realtà stessa, al fine di renderla più intensa. Per quanto riguarda il tema, il riferimento è alla pittura realista di Millet, suo punto di riferimento pittorico, e per quanto riguarda i personaggi al vagone di terza classe, di Honoré Daumier. Il colore che richiama le tecniche fiamminghe è monocromatico. Ciò fa sì che l'occhio non sia appagato, ma percepisca la realtà attraverso l'interiorità di Van Gogh. Da notare la struttura conica a base ellittica, dove i protagonisti formano l'ellisse e la ragazza di spalle al centro e sotto il punto luce, ovvero il vertice del cono. Nel 1888, dopo 2 anni di permanenza a Parigi, Van Gogh lascia la capitale e si trasferisce ad Arles. È un periodo molto produttivo, in questi anni realizza 200 opere. Ma questa velocità di realizzazione proviene soprattutto dal suo dissidio interiore. Nei paesaggi dipinti in questo periodo, l'artista esalta la nota dominante di quanto si mostra ai suoi occhi e cerca di cogliere ed esprimere l'assenza del reale, puntando su un colore che racchiuda tutta l'energia vitale possibile. Si tratta spesso del giallo, grazie al quale si percepisce la luce e il calore. In questo luogo Van Gogh ha il desiderio di costruire una comunità di artisti che possono lavorare insieme. Egli si aspetta molto dalla collaborazione di Gauguin, ma il progetto non ottiene l'esito sperato e anzi durante il soggiorno ad Arles si verifica un peggioramento delle sue precarie condizioni mentali. Il rapporto con Gauguin si fa presto difficile e il pittore parigino abbandona il compagno. Per la delusione Vincent giungerà a un estremo gesto di autolesionismo, tagliandosi l'orecchio sinistro. In questi anni l'artista dipinge le versioni del Ponte di Langlois. Tutte le versioni del Ponte di Langlois furono dipinte da Van Gogh durante il soggiorno ad Arles, in Provenza, dove il pittore si era recato alla ricerca del sole e di se stesso. Ispirato anche dalla pittura giapponese, ed è appunto allo stile delle stampe orientali che si deve la composizione e la gamma di colori di queste tele, che raffigurano il ponte levatoio sul canale di Arles, con o senza lavandaie e sotto diversi punti di vista. La prima versione del dipinto è quella conservata a Waterloo. Raffigura il ponte con delle lavandaie a lavoro in primo piano, mentre un piccolo calesse attraversa il ponte. Un piccolo filare di pioppi sullo sfondo a destra accentua notevolmente la profondità e i colori brillanti danno la sensazione di un sereno mattino di primavera e estate. Oltre ai dipinti a olio, Van Gogh realizza anche innumerevoli schizzi e disegni sullo stesso soggetto, presenti anche in alcune lettere. Il ponte prendeva il nome da un vecchio guardiano. I girasoli sono una serie di dipinti ad olio su tela realizzati tra il 1888 e il 1889, tra i soggetti preferiti dell'artista e sono tra le opere più riconoscibili e note. Il dipinto mostra i girasoli in ciascuna fase della fioritura, dal bocciolo all'appassimento. Anche se alcuni hanno interpretato le forme contorte dei petali e degli steli come un segno di tormento, traspare invece dalle lettere al fratello che questo soggetto diede gioia e ottimismo come simbolo del clima temperato del sud della Francia. I vari stadi di decadimento potevano simboleggiare i cicli di vita e morte. In seguito provò a mettere i fiori in un vaso giallo, su uno sfondo di una tonalità dello stesso colore, e si accorse che la pittura sembrava irradiare luce e allegria. Il colore per lui era già un modo di esprimere emozioni piuttosto che un modo per rappresentare la realtà. L'artista stendeva il colore con pennellate ruvide e dense, spesso appiccicandoli uno sopra l'altro finché i pigmenti erano ancora umidi. A volte procedeva a scalfire la superficie fresca usando anche l'impugnatura del pennello. Si tratta quindi di un approccio scultoreo alla pittura, in cui le ombre e le luci sono date oltre che dai pigmenti, ma dallo spessore dell'impasto cromatico. L'effetto che si otteneva era quello di una espressività mai vista prima. La serie fu innovativa anche per l'uso intensivo del giallo cadmio, un colore di invenzione recente che l'artista amava usare.
Nella serie del girasole in vaso c'è un netto contrasto tra la piattezza del fondo e del vaso e i fiori che invece sembrano contorcersi in tutte le direzioni. L'artista si firma con il nome di battesimo, spesso sul vaso, come i grandi maestri del passato. Questo non è da considerarsi un gesto di presunzione, tutt'altro è da considerarsi uno stato di grande umiltà. Queste sono le sette versioni. Giunta a noi soltanto in sei, in quanto la versione conservata in Giappone è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Il dipinto mostra la camera da letto dell'artista, dipinta nell'attesa dell'arrivo d'Abel di Paul Gauguin, amico appunto di Vincent. L'incontro avrebbe dovuto dar luogo alla nascita di un circolo artistico. La descrizione dell'ambiente è meticolosa. Sulla destra vi è un letto ripreso dai piedi, sulla parete accanto al quale sono appesi quattro quadri su due ordini. A sinistra del letto c'è una coppia di sedie ed un tavolino all'angolo, sopra il quale nel muro si apre decentrata sulla destra una finestra, i cui vetri opachi ci negano il panorama. La ripresa, infatti, si ferma solo all'interno, piccolo ma spazioso ed arioso. I muri hanno un colore verso il celeste, che partendo da destra via via si digrada verso sinistra. Appesi ai muri possiamo vedere cinque quadri, un asciugamano di colore verde e alla sinistra della finestra uno specchio. Nei quadri alla parete possiamo riconoscere il volto di una donna e di un uomo, probabilmente un autoritratto. Sul letto il cappello di paglia, con il quale si ritrarrà spesso, e gli sarà anche molto utile per il clima di Arles. I toni del verde e del celeste mirano a dare un senso di tranquillità e comoda serenità, rinforzati dalla figurazione pittorica che si sofferma sul grande letto e sui pochi oggetti nella stanza. Rinforzati dalla figurazione pittorica che si sofferma sul grande letto e sui pochi oggetti nella stanza, ordinata e pulita. Van Gogh avrebbe voluto esprimere nell'opera un senso di tranquillità, ma il risultato è un senso di angoscia dovuto alla linea nera che contorna gli oggetti, ai colori netti e privi di ombre, e alle pareti e al pavimento inclinati, quasi sul punto di crollare, dando la sensazione che tutto stia lentamente scivolando verso sinistra. Di questo sensazionale dipinto, vero e proprio emblema della produzione artistica di Vincent van Gogh, abbiamo anche altre due versioni, entrambe nello stesso anno, del 1889, e sono esposte una al Museo d'Orsay a Parigi e l'altro all'Art Institute of Chicago. Quest'ultima versione, purtroppo, è in cattive condizioni, in quanto è stata rovinata da una pessima essiccazione del colore. Alla fine del 1888, la convivenza tra Vincent e Gauguin finì in tragedia. Dopo un progressivo e inesorabile logoramento dei rapporti con l'amico, il 23 dicembre Vincent si recise l'orecchio sinistro con un rasoio, consegnandolo poi a una prostituta alla quale si era affezionato. Dopo 2 settimane di degenza all'interno dell'ospedale, Van Gogh si ritrasse numerose volte con l'orecchio fasciato. Questo autoritratto con l'orecchio bendato, inizialmente posseduto da Van Gogh, pervenne poi a Tanguy, titolare di un negozietto di colori a Parigi, che accettava in forma di pagamento i quadri offerti dall'artista, quando ancora nessun mercante d'arte gli dava credito. Nell'autoritratto predominano i colori freddi, che danno una nota ancora più malinconica, accentuata dall'utilizzo di pennellate accidentate, che indugiano su ogni osso. Il volto dell'artista è smunto e ossuto, con la carnagione definita da un giallo cereo, e il suo sguardo, abbattuto e perso nel vuoto, sembra quasi affondare nei mondi immaginari dove egli può eludere quell'etichetta di folle che la società ormai gli ha imposto. Il cappotto abbottonato e il cappello, indossati anche in casa, sembrano alludere all'assenza di un impianto di riscaldamento, che forse per le cattive condizioni economiche l'artista non poteva più permettersi. Non va tuttavia dimenticato anche il significato più profondo di protezione da un mondo ormai ritenuto dall'artista nemico. Sulla parete verde alle sue spalle si notano un cavalletto recante una tela appena abbozzata ed una stampa giapponese. L'artista era un appassionato del genere, che gli forniva motivi di ispirazione per i suoi dipinti. Questa stampa dei colori vivaci e gioiosi contrasta con la vistosa fascia bianca applicata sulla ferita, che appare a destra invece che a sinistra, a riprova che l'autoritratto fu eseguito davanti a uno specchio.
Questo ritratto conferma che l'esperienza con Gauguin era stata veramente estrema per l'artista, che trascorrerà il suo ultimo anno e mezzo di vita in una solitudine in parte volontaria e in parte forzata. In questa foto possiamo vedere la cameretta dell'Istituto per Alienati Mentali di Saint-Rémy, dove Vincent rimase per un anno, dipingendo molte delle sue ultime opere. L'artista uscì da questo istituto nel 1890 e morì solo 2 mesi dopo. Sin dal suo arrivo ad Arles nel 1888, la rappresentazione degli effetti di notte diventa una preoccupazione costante per Van Gogh. Nel periodo di ricovero in manicomio, l'artista realizza Notte stellata, opera che si coglie con immediatezza, apparentemente semplice, ma di natura molto complessa. In primo piano l'artista ha dipinto un alto cipresso scuro. In una piccola valle è situato un paesino, simile a un villaggio olandese in cui era nato, dove spicca una chiesa dominata dalla cuspide di un campanile. Sullo sfondo alte colline che tagliano la terra diagonalmente, così che la maggior parte della superficie pittorica è occupata dalla falce di luna e dal vasto cielo stellato. Nel periodo di realizzazione di questa tela, i quadri di Van Gogh si caricano di significati simbolici. Il cipresso rappresenta quasi l'ispirazione all'infinito, la forza della pace cercata, specchio dell'anima del pittore. Ma il cipresso è anche un simbolo legato alla morte, che lo raggiungerà da qui a breve. Il paesaggio, a prima vista idilliaco e riconciliante, manifesta invece la personalità tormentata di Van Gogh. Le colline, trattate con le linee ondulate e parallele, sembrano minacciose acque ribollenti, mentre il cielo vorticoso, con stelle più o meno splendenti, pare percorso da pericolose palle di fuoco, trascinate dalla corrente dello spazio. Questo effetto è dato dall'artista grazie alla particolare tecnica pittorica. Il colore, di consistenza molto fluida, è steso con uno spessore minimo, a piccoli tocchi ravvicinati, lasciando a tratti piccoli spazi vuoti, dai quali si intravede anche la trama della tela sottostante. Van Gogh ha assegnato un linguaggio emotivo alla notte e alla natura, che li ha portati lontano dalle loro apparenze reali. Dominato da vivaci blu e gialli applicati con verve gestuale e immediatezza, Notte stellata dimostra anche quanto sia inseparabile la visione di Van Gogh dalle nuove procedure di pittura che aveva ideato, in cui colore e pittura descrivono un mondo al di fuori dell'opera d'arte, mentre comunicano il loro proprio stato come semplicemente colore e vernice. Vincent amava dipingere di notte, e un'altra visione di un paesaggio stellato era stata realizzata l'anno precedente, nel 1888. E si tratta dell'incantevole Notte stellata sul Rodano, conservata oggi al Museo d'Orsay a Parigi. Anche in questo dipinto le pennellate sono dense, l'approccio è scultoreo ed è incredibile la suggestione di questi riflessi di luce sul fiume. Sappiamo che Vincent amava dipingere durante la notte ed era anche solito indossare un cappello di paglia, lo stesso che abbiamo visto rappresentato all'interno della camera da letto ad Arles, con delle candele accese sulla tesa. Questi fotogrammi sono ripresi dal film Brama di vivere. Generalmente questo quadro viene considerato il testamento pittorico dell'artista, una rappresentazione finale dello stato d'animo tormentato e angosciato di Vincent. La tela è uno straziante grido di dolore, accentuato dal ritmo vorticoso delle pennellate, mediante le quali egli proietta il proprio stato d'animo e la propria dimensione di sofferenza sulla realtà circostante. È una tempesta, quasi come un presentimento di lutto, che si sta per abbattere su un campo di grano, attraversato dai 3 sentieri, dai quali si leva cupo e tenebroso uno stormo di corvi neri, in un basso volo disordinato. È noto che l'artista nutriva un profondo rispetto nei confronti delle forze della natura, e questo spiega perché dipinse cieli agitati in molte delle sue opere. Egli riteneva, infatti, che questo soggetto fosse dotato di un incalcolabile potenziale artistico se venisse prodotto su una tela. Il campo di grano, smosso senza pietà dal vento, è stato realizzato mediante vere e proprie frustate di giallo, mentre il cielo, inizialmente terso, è offuscato dall'intenso colore nero delle nubi, che piano piano si calano ostili e minacciose. La luminosità del dipinto, data dal cielo azzurro e dal grano dorato, sta per soccombere, vinta dall'oscurità del colore nero, che inesorabile l'avvolgerà completamente. All'artista
non rimane altro da fare che contemplare impotente l'evento che si sta compiendo sotto i suoi stessi occhi. Infatti, nonostante la sua anima continuasse ad ardere di quel fuoco divoratore che da sempre lo aveva caratterizzato, l'artista ormai non vedeva più un futuro per la propria esistenza. Vincent, 21 giorni dopo, morirà colpito da un colpo di pistola. Non siamo certi se è autoinflitto. Il fratello Theo lo raggiungerà solo la mattina dopo. I due riuscirono a trascorrere l'intero 28 luglio insieme, uno sdraiato pacificamente a letto a fumare la pipa e l'altro costantemente al suo fianco. Vorrei che fosse la fine, sembra siano state le ultime parole dell'artista. Dopo la morte di Vincent, Theo, affranto, scriverà alla madre: era veramente mio fratello. È in queste parole di disperazione che probabilmente viene racchiuso tutto il senso del fortissimo legame tra i due fratelli. In questa foto vediamo le due tombe dei due fratelli, uno accanto all'altra, Auvers sur Oise. Theo morirà solo un anno dopo la morte di Vincent. Dopo essere caduto in assoluta apatia per un mese intero, ebbe un crollo nervoso e fu ricoverato in diverse cliniche per alienati. Morì poi in una casa di cura a Utrecht il 25 gennaio del 1891, appena 6 mesi dopo la morte di Vincent, all'età di soli 33 anni.